Bentrovati anche per la pagina sportiva del TG Noi, apertura dedicata ai motori. Torniamo a parlare di Paolo Andreucci e Anna Andreussi. Pochi giorni fa hanno festeggiato la conquista del nono titolo tricolore. Le nostre telecamere li hanno intercettati in qualche ora di relax in Garfagnana. Una sola parola, miti, così gli appassionati di motori garfagnini definiscono Paolo Andreucci e Anna Andreussi, che due settimane fa, con la vittoria a Rally del Friuli e delle Alpi Orientali, hanno conquistato il titolo italiano Rally, il nono del pilota castelmovese. Un traguardo record per niente scontato alla vigilia della sesta tappa del tricolore. Così Paolo Andreucci e Anna Andreussi intercettati dalle nostre telecamere durante qualche ora di relax in Garfagnana. Gli avversari hanno fatto degli errori, però noi siamo andati molto bene perché siamo riusciti a vincere subito le prime prove, per cui a mettere un po' in difficoltà gli avversari. Fortunatamente, insomma, abbiamo avuto un bello sviluppo della macchina del 208, siamo andati molto bene, abbiamo migliorato dall'anno scorso, abbiamo migliorato molto. Anche le Pirelli, perché c'era un regolamento, entrava il regolamento nuovo delle gomme più vicine, diciamo, allo stradale in questa gara qua, e anche quelle si sono comportate molto bene. Per cui abbiamo un pacchetto vincente e, insomma, Ian l'abbiamo sfruttato. Ma la stagione non è ancora finita. Da venerdì a domenica si corre il Rally di Roma Capitale, novità assoluta per il circo del CIR, a cui Ucciussi non vogliono affatto sfigurare. Gara nuova, e devo dire, col fatto che ce l'abbiamo fatta a vincere in anticipo, la prendiamo bene, la prendiamo più tranquillamente, cercando di dare spettacolo prima di tutto. È una gara che potrebbe diventare importante nel campionato italiano, perché comunque c'è una prova spettacolo a Roma e al Colosseo Quadrato, e poi si gira intorno alla zona di Fiuggi. Il via venerdì con la speciale notturna con partenza dei Fori Imperiali, il sabato 8 prove speciali in programma, domenica le ultime 3, per un totale di 158 km cronometrati. Insomma, una 3 giorni davvero intensa. E adesso parliamo di calcio, del campionato di Serie D. Vi proponiamo la sintesi, gli highlight della partita persa dal Givi Borgo sul terreno del Gavorrano per 2-1. Debutto di campionato davanti al proprio pubblico per il Gavorrano. Il successo che arriva sul Ghivizzano Borgo a Mozzano è più sofferto del previsto. Di 2-1 il finale di partita in favore dei rossoblù. Squadre entrambe in campo con la difesa a 3. Il Gavorrano schiera un 3-4-2-1 così imbastito. Bertolacci tra i pali, Tiritiello, Salvadori e Sciannamè sulla linea di difesa. Ropolo, Cretella, Conti e Vinasi in mediana. Lombardi e Iseni sulle ali, alle spalle di Carnevale centravanti. Nel Ghivizzano da segnalare la presenza di Filippo De Gori, uno degli artefici di quella che fu, 6 stagioni fa, la promozione del Gavorrano in seconda divisione. Proprio a firma di De Gori è la prima vera conclusione pericolosa della partita. Cade al 20° e vede la deviazione in calcio d'angolo del portiere rossoblù Bertolacci. Al 28° nel Gavorrano fuori Iseni, dolorante ad un piede, e dentro Martinozzi. Al 35° nel bel mezzo di una fase di gioco confusa, contrassegnata da imprecisioni da entrambe le parti, ci pensa Lombardi a sbloccare il risultato con una gran conclusione di destro, Gavorrano 1, Ghivizzano 0. Passano un paio di minuti appena che lo stesso Lombardi ha l'opportunità di raddoppiare, questa volta però il tiro difetta di potenza. Al 39° è il Ghivizzano a sbagliare un'occasione ancora più ghiotta. De Gori approfitta di un errore della difesa rossoblù e crossa dalla destra. Taddeucci a tu per tu con Bertolacci spara alle stelle. Il primo tempo va dunque in archivio con il Gavorrano avanti per 1-0. Le prime fasi del secondo tempo sono interlocutorie, come già successo nella prima frazione. Al 15° Carnevale, che deve spesso retrocedere a centrocampo per conquistarsi palloni giocabili, scalda le mani a Lenzi, poi è Conti a provare senza successo la via del raddoppio per i suoi. Al 15° nel Gavorrano fuori Cretella, dentro Rubechini. Al 23° sugli sviluppi di un calcio d'angolo e di un'incertezza della difesa rossoblù, arriva il gol del pareggio della squadra lucchese, lo segna l'ex di turno Filippo De Gori.
Al 27esimo l'ultima sostituzione per i padroni di casa fuori Ropolo e dentro Costanzo, con Rubechini che si schiera sulla fascia per far valere le proprie leve, ed è proprio un'incursione sulla sinistra di Rubechini a dare il là al gol del successo definitivo del Gavorrano. Fa sponda dall'altra parte Carnevale, mette in rete da due passi Martinozzi, Gavorrano 2, Ghivizzano 1, quando siamo al 36esimo della ripresa. Subito dopo i lucchesi cambiano Signorini con Alfredini e Carignani con Ciolli. Poco prima, cioè al 30esimo, Cecchini, sempre nel Ghivizzano, aveva rilevato Lelli. Al termine dei 3 minuti di recupero concessi, l'arbitro Franco Iacovacci di Latina sancisce il successo per 2-1 dei rossoblù, da segnalare come il Ghivizzano Borgo a Mozzano, squadra con un bacino di utenza di poche migliaia di persone, sia stato seguito in Maremma da un discreto contingente di tifosi, una trentina. Rimaniamo al calcio dilettanti in terza categoria per la presentazione ufficiale del Filecchio. Lo scorso anno, all'esordio in categoria, la finale di Coppa persa contro la corazzata Sporting Forte dei Marmi e l'accesso ai play-off mancato per un solo punto. Ora il Filecchio non si nasconde e si presenta per essere protagonista in terza categoria. È stata la festa della Polenta, evento clou dell'estate della frazione barghigiana, ad ospitare la presentazione della nuova rosa giallo-verde. Una squadra costruita all'insegna della continuità, viste le numerose conferme di un gruppo solido, composto in gran parte da filecchiesi doc e impreziosita da alcuni nuovi arrivi di calibro come il portiere Daniele Giannecchini e il centrocampista Gabriele Cecchini. E allora l'allenatore, anche lui confermatissimo, Enrico Lemmi, non si può nascondere. L'obiettivo, visto che l'anno scorso anno avete sfiorato i play-off per un punto? Play-off, quest'anno play-off, questo è il nostro obiettivo. Un giudizio sul campionato, sono usciti i gironi, quindi un'idea delle squadre ce l'ha. A me il campionato, la squadra più forte in assoluto è Molazzana. Vabbè, le squadre di nostro, diciamo, la Garfagnana sono competitive. Per il Lucca, andando via Atletico e San Filippo, diciamo un bel girone, è arrivata la Cutiglianese, è da valutare. Un contributo importante lo dovrà dare Massimo Cardosi, lo scorso anno bomber del Filecchio con 29 reti, che nonostante le numerose richieste ha deciso di rimanere a far parte di questo bel gruppo di amici. Il basket, Altopascio continua il suo momento positivo e batte la Libertas Lucca 68-56 in Coppa Toscana, partita sempre equilibrata fino al terzo quarto quando il BAM ha preso un buon margine. Benini con 26 punti, trascinatore di Altopascio nella Libertas, e Angelini il miglior realizzatore con 17 punti. Chiudiamo con l'Atletica perché nel campionato toscano Allievi, che si è svolto a Campi Bisenzio, bene i tre viareggini presenti. Andrea Picchi, che gareggia per l'Atletica Livorno, ha lanciato il giavellotto a 62-33 e quindi ha conquistato il titolo di campione toscano, vincendo la gara Allievi. Bene anche Giacomo Bianchini, tesserato per il CGC Viareggio nei 400 metri, con 53-55 si piazza al terzo posto. E poi Nils Torre, nel 2000 siepi, tesserato per il gruppo sportivo Orecchiella, terzo al traguardo con il tempo di 7 minuti, 8 secondi e 34 centesimi. È tutto per la pagina sportiva, una breve pausa e poi la terza parte del TG Noi.